Ma direi che il lavoro è iniziato bene. Mi sembra che come relatore insieme al collega D'Ambrosio il compito sia relativamente facile, quasi di inversione dell'ordine, dell'onere della prova, nel senso che estendere il 416 ter alle altre utilità e non soltanto al denaro è intanto una scelta di buon senso, di razionalità. Perché l'attività della magistratura, delle forze dell'ordine, i dati che noi abbiamo in mano, ne abbiamo tanti, copiosamente ai noi, ormai hanno fatto capire con estrema chiarezza che lo scambio politico-mafioso avviene e come nel nostro paese, ma non avviene quasi mai, anche se ci sono casi che rasentano il grottesco in cui ciò avviene ancora, non avviene quasi mai a fronte di denaro sonante o di merce paragonabile al denaro, oggetti preziosi piuttosto che lingotti d'oro. E quindi l'argomento principe è un argomento di buon senso e di razionalità. Sfido chiunque, e probabilmente non i miei colleghi, i nostri colleghi all'interno della commissione, che fin qui hanno dato prova tutti di quel buon senso e di quel senso di responsabilità, a contraddire un argomento del genere. Come spuntare uno strumento penale del genere.